Salgono a 250 i voli cancellati da Ryanair a causa dello sciopero indetto dal Sindacato Europeo Unificato dei lavoratori della compagnia. 100 in più dei 150 previsti fino alla vigilia di ieri. Ad incrociare le braccia sarà il personale della compagnia irlandese in Germania, Olanda, Spagna, Italia, Portogallo e Belgio. Se lavori nell'equipaggio di Ryanair sei trattato come uno schiavo, racconta questo dipendente a Bruxelles. E se ti lamenti per qualcosa, sei licenziato. Nel mio caso i miei genitori devono mandarmi denaro tutti i mesi per sopravvivere. È molto difficile andare avanti. Ma se i sindacati si dicono pronti a organizzare uno sciopero al mese, la compagnia respinge ogni accusa, definendo lo sciopero inutile. Qui all'aeroporto di Bruxelles una ventina di voli sono stati annullati e un gruppo di lavoratori ha indossato magliette con su scritto Ryanair must change, Ryanair deve cambiare. Ma visto il tenore delle trattative, sorgono molti dubbi. La compagnia irlandese e alcuni sindacati in alcuni paesi europei hanno raggiunto un accordo, ma restano molte le divergenze e ci sarà da aspettarsi altre dimostrazioni come queste. Sono oltre 30.000 i passeggeri interessati dai disagi in aeroporto a causa dello sciopero.